e allarme inquinamento per il mare di Silvi. I timori sorgono dal dilagare di casi di gastroenterite tra bambini, disturbo che però non necessariamente è stato contratto in mare. L'amministrazione comunale, affiancata dall'ARTA e dall'ASL di Teramo, si è subito adoperata per verificare lo stato di salute del mare. Dalle analisi è emerso che tutte le acque sono balneabili, ad eccezione di un canale di scolo delle acque bianche, cioè quelle piovane, in cui sarebbero stati rintracciati dei batteri fecali, tra cui l'Escherichia coli. Abbiamo trovato, dietro sollecitazione appunto di questa amministrazione comunale, la verifica delle analisi dei pozzi praticamente che scaricano le acque bianche. Dunque un fattore estemporaneo che comunque ha dato un esito positivo. Allora a quel punto abbiamo chiesto di precauzione di chiudere la balneazione nel tratto specifico. Il canale che scaricava le acque direttamente in mare è stato chiuso, ricondotto al sistema fognario. Le autorità competenti hanno scandagliato la zona pozzetto dopo pozzetto e finora non si è riuscito a scoprire la causa del problema. Probabilmente, secondo quanto sostiene il sindaco, la colpa sarebbe di un privato che, lontano dagli occhi indiscreti della polizia municipale, ha sversato incurante dei liquidi inquinanti nei canali di scolo della città. Praticamente ho verificato tutte le esigenze diciamo dei pozzi limitrofi che scaricano a mare, però potrebbe anche essere uno sversamento occasionale fatto sicuramente da un privato, perché non esistono rotture, non si sono verificati intoppi alle pompe di trasmissione della rete fognaria. Dunque ci pare strano questa situazione che si è andata a verificare, ma stiamo cercando di trovare diciamo, il colpevole. Il comune ha subito diramato un divieto di balneazione su un tratto di costa di 300 metri, compreso tra i grandi alberghi di Silvi e la foce del fiume Piomba. Più precisamente fino a 150 metri a nord e 150 metri a sud del canale interessato. E mentre i bagnanti, nonostante il divieto di balneazione, continuano a tuffarsi incuranti davanti il tubo che spunta dalla sabbia e si riversa direttamente in mare, il sindaco intende rassicurare la popolazione. Non c'è nessun pericolo nel fare il bagno in mare, dice il sindaco, nel comune che anche nel 2019 ha conquistato la bandiera blu. L'acqua del mare è, diciamo, tendenzialmente non possiamo dire che è perfetta, ma comunque sicuramente sotto i limiti di soglia e sicuramente balneabile.